Nei tempi antichi, quando desiderare serviva ancora a qualcosa, c'era un re, le cui figlie erano tutte belle, ma la più giovane era così bella che perfino il sole, che pure ha visto tante cose, sempre si meravigliava quando le brillava in volto. Vicino al castello del re c'era un gran bosco tenebroso e nel bosco, sotto un vecchio tiglio, c'era una fontana. Nelle ore più calde del giorno, la principessina andava nel bosco e sedeva sul ciglio della fresca sorgente. E quando si annoiava, prendeva una palla d'oro, la buttava in alto e la ripigliava. E questo era il suo gioco preferito. Ora avvenne un giorno che la palla d'oro della principessa non ricadde nella manina che essa tendeva in alto, ma cadde a terra e rotolò proprio nell'acqua. La principessa la seguì con lo sguardo, ma la palla sparì e la sorgente era profonda, profonda a perdita d'occhio. Allora la principessa cominciò a piangere e pianse sempre più forte e non si poteva proprio consolare. E mentre così piangeva, qualcuno le gridò: «Che hai, principessa? Tu piangi da far pietà ai sassi?» Ella si guardò intorno per vedere d'onde venisse la voce e vide un ranocchio che sporgeva dall'acqua con la grossa testa deforme. «Ah, sei tu, vecchio sciaguattone!» disse. «Piango per la mia palla d'oro che m'è caduta nella fonte!» «Chetati e non piangere!» rispose il ranocchio. «Ci penso io! Ma che cosa mi darai se ti ripesco il tuo balocco?» «Quello che vuoi, caro ranocchio!» disse ella. «I miei vestiti, le mie perle e i miei gioielli, magari la mia corona d'oro!» Il ranocchio rispose: «Le tue vesti, le perle e i gioielli e la tua corona d'oro io non li voglio, ma se mi vorrai bene, se potrò essere il tuo amico e compagno di giochi, seder con te alla tua tavolina, mangiare dal tuo piattino d'oro, bere dal tuo bicchierino, dormire nel tuo lettino, se mi prometti questo, mi tufferò e ti riporterò la palla d'oro.» «Ah sì?» disse ella. «Ti prometto tutto, tutto quel che vuoi, purché mi riporti la palla.» Ma pensava: «Cosa va blaterando questo stupido ranocchio, che sta nell'acqua a gracidare coi suoi simili e non può essere il compagno di una creatura umana?» Ottenuta la promessa, il ranocchio mise la testa sott'acqua, si tuffò e poco dopo tornò in superficie. Aveva in bocca la palla e la buttò sull'erba. La principessa, piena di gioia al vedere il suo bel giocattolo, lo prese e corse via. «Aspetta, aspetta!» gridò il ranocchio. «Prendimi con te! Io non posso correre come fai tu!» Ma che gli giovò gracidare con quanto fiato aveva in gola? La principessa non l'ascoltò, corse a casa e ben presto aveva dimenticata la povera bestia, che dovette rituffarsi nella sua fonte. Il giorno dopo, quando si fu seduta a tavola con re e tutta la corte, mentre mangiava dal suo piattino d'oro, plish, plash, plish, plash, qualcosa salì balzelloni la scala di marmo e quando fu in cima bussò alla porta e gridò: «Figlia di re, piccina, aprimi!» Ella corse a vedere chi c'era fuori, ma quando aprì si vede davanti il ranocchio. Allora sbatacchiò precipitosamente la porta e sedette di nuovo a tavola, piena di paura. Il re si accorse che le batteva forte il cuore e disse: «Di che cosa hai paura, bimba mia? Davanti alla porta c'è forse un gigante che vuol rapirti?» «Ah no», rispose ella, «non è un gigante, ma un brutto ranocchio.» «Che cosa vuole da te?» «Ah, babbo mio, ieri, mentre giocavo nel bosco vicino alla fonte, la mia palla d'oro cade nell'acqua. E perché piangevo tanto, il ranocchio me l'ha ripescata. E perché ad ogni costo lo volle, gli promisi che sarebbe diventato il mio compagno. Ma non avrei mai pensato che potesse uscire da quell'acqua. Adesso è fuori e vuol venire da me.» Intanto si udì bussare per la seconda volta e gridare: «Figlia di re, piccina, aprimi!»
Non sai più quel che ieri mi hai detto vicino alla fresca fonte? Figlia di re, piccina, aprimi! Allora il re disse: quel che hai promesso, devi mantenerlo. Va dunque e apri. Ella andò e aprì la porta. Il ranocchio entrò e, sempre dietro a lei, saltellò fino alla sua sedia. Lì si fermò e gridò: sollevami fino a te! La principessa esitò, ma il re le ordinò di farlo. Appena fu sulla sedia, il ranocchio volle salire sul tavolo e, quando fu sul tavolo, disse: adesso avvicinami il tuo piattino d'oro, perché mangiamo insieme. La principessa obbedì, ma si vedeva benissimo che lo faceva controvoglia. Il ranocchio mangiò con appetito, ma a lei quasi ogni boccone rimaneva in gola. Infine egli disse: ho mangiato a sazietà e sono stanco. Adesso portami nella tua cameretta e metti in ordine il tuo lettino di seta. Andremo a dormire. La principessa si mise a piangere. Aveva paura del freddo ranocchio, che non osava toccare e che ora doveva dormire nel suo bel lettino pulito. Ma il re andò in collera e disse: non devi disprezzare chi ti ha aiutato nel momento del bisogno. Allora ella prese la bestia con due dita, la portò di sopra e la mise in un angolo. Ma quando fu a letto, il ranocchio venne saltelloni e disse: sono stanco, voglio dormir bene come te. Tirami su o lo dico a tuo padre. Allora la principessa andò in collera, lo prese e lo gettò con tutte le sue forze contro la parete. Adesso starai zitto, brutto ranocchio! Ma quando cadde a terra, sembrò cambiare sembianze. La principessa si spaventò, ma subito lui la pregò di non allarmarsi. Le raccontò di essere stato stregato da una cattiva maga e nessuno, all'infuori di lei, avrebbe potuto liberarlo da quell'orribile maleficio. Il solo modo per farlo era ricevere un bacio dalla giovane e bella principessa. La giovane titubante pensò che forse, dopo quell'ultima prova, si sarebbe liberata del ranocchio e lo accontentò. Improvvisamente il ranocchio sparì dalla stanza e si trasformò in un bellissimo giovane, un principe in tutto e per tutto. La ragazza restò a bocca aperta ad ammirare quell'incantesimo e si pentì di essere stata un po' brusca col piccolo ranocchio. Ma il principe la perdonò e le promise invece di portarla nel suo meraviglioso regno. La mattina dopo, una magnifica carrozza con 8 cavalli, guidata da Enrico, il fedele servo del principe, arrivò a palazzo. Il servo, quando vide che il suo padrone era tornato quello di prima, scoppiò a piangere per la felicità e scortò i due giovani verso il nuovo regno. L'incantesimo era finalmente spezzato e il principe e la principessa convolarono a nozze per vivere per sempre felici e contenti nel loro splendido castello.